E se ti dicessi che è possibile mangiare la pizza anche tutti i giorni se sai come fare? Vuoi sapere come? Te lo spiego io. Quanto è buona. Cambio di scenario per lo spiegone. Allora, per capire se e come possiamo mangiare la pizza anche tutti i giorni, dobbiamo capire come è fatta la pizza e quindi a quel punto poi regolarci di conseguenza. Quindi, una pizza da cosa è fatta? Da un impasto che di solito è preparato con farina, acqua, lievito e sale, e poi c'è il condimento che varia in base al tipo di pizza che scegliamo. Quindi, se io riesco a gestire bene l'impasto, gestire bene i condimenti, posso anche tranquillamente mangiare la pizza tutti i giorni. Vediamo come. Se per esempio io a pranzo devo mangiare, facciamo un esempio, 100 grammi di pasta, io quei 100 grammi di pasta li posso trasformare in 100 grammi di farina, perché alla fine la pasta è semola di grano, invece la farina è farina di grano tenero, invece la pasta è di grano duro. Quindi, a parte questa piccola differenza, io posso usare tranquillamente una quantità equivalente di farina e prepararmi il mio impasto con i 100 grammi di farina, gli 80, i 120, quelli che sono in base al proprio piano alimentare. A quel punto ho preparato la base per la mia pizza con quella quantità di farina e poi andrò a condire con dei condimenti adeguati. Quindi se per esempio avrei dovuto mangiare la pasta con le zucchine e del parmigiano, per esempio, che sono pasta zucchine spolverata di parmigiano, posso farmi la pizza con la stessa qualità di farina che avrei utilizzato per mangiare la pasta e condirla poi con delle zucchine spolverata di parmigiano, un filo d'olio ed è pronto. Ed è praticamente esattamente equivalente, quindi si può fare anche tutti i giorni. Il punto però qual è? Mi conviene fare una roba del genere tutti i giorni? In realtà credo di no, perché lo sbattimento è abbastanza importante preparare la pizza in questo modo tutti i giorni, volendo, oppure non si prepara prima, però insomma è un po' uno sbattimento, quindi uno va a mangiare una pizza, magari va in pizzeria, prende una pizza normale al piatto e tanti saluti, e quello è un discorso assolutamente corretto, vabbè ci sta, però ecco appunto, volendo, sapendo come fare, si potrebbe mangiare la pizza, non una pizza, ma della pizza, anche tutti i giorni. Quindi il discorso sta sempre nel capire cosa stiamo mangiando, ok? Quindi avere la giusta consapevolezza di quello che stiamo mangiando e a quel punto possiamo giocare un po' con gli alimenti, gli ingredienti, per trasformare una cosa in un'altra, mantenendo però il bilancio energetico dei macronutrienti e degli alimenti anche, è esattamente quello che dovrebbe essere, però l'abbiamo trasformato in un'altra cosa. Quindi questo è un giochino anche di fantasia, perché serve anche della fantasia in cucina per fare un po' questi magheggi, che ci permette poi di mangiare anche in modo molto vario e anche più piacevole del classico approccio che ha molta gente alla dieta, cioè pasta in bianco scondita, fettina di pollo ai ferri scondita, insalata così, tipo da mangiare come se fossimo dei conigli e fine dei giochi. Quindi alla fine uno poi si stufa dopo una settimana e molla tutto e tanti saluti. Quindi invece se riusciamo un attimino a entrare nel meccanismo, riusciamo anche a gestire la nostra alimentazione in maniera anche più piacevole e alternativa senza andare ad alterare quelli che sono poi i bilanciamenti dell'alimentazione. Quindi lavorate un po' di fantasia in modo da rendere la vostra alimentazione sempre varia e sempre piacevole. E io ho preparato 100 milioni di ricette diverse anche per dare spunti e idee alle persone appunto su come si possa mangiare anche in maniera così un pochino diversa dal solito, che ho tra l'altro raccolto in buona parte nel mio libro. Qui trovate oltre 100 ricette di quelle che ho preparato io in giro, con tanti consigli su come prepararvi anche un piano alimentare bilanciato in base alle vostre reali esigenze. Tutto scritto qui, sono 144 pagine, libreria e Amazon. Dimmi un po' qual è la tua pizza preferita, giù nei commenti e parliamone insieme. E mi raccomando, sempre carichi e motivati!